Buongiorno, questo è Frame House e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, martedì 25 maggio 2021. Abbiamo ricominciato il tempo ordinario, siamo all'ottava settimana del tempo ordinario e ricominciamo a leggere anche l'Antico Testamento. Il testo che troviamo, lo troviamo un po' a metà, è il testo del libro del Siracide. Faccio una brevissima introduzione sul testo di Ben Sirah, che probabilmente viene scritto tra il 187 e il 170, più o meno, 172 avanti Cristo. È sicuramente un giudeo benestante che ha anche una cultura importante, probabilmente un diplomatico che ha viaggiato, che conosce molte cose e che si mette in dialogo anche con la cultura, con l'ellenismo del tempo, ma nello stesso tempo anche rielabora un compimento culturale all'interno del giudaismo. Cioè, se la riflessione dei sapienti era una riflessione che proveniva anche molto in maniera massiccia dall'Egitto e anche dalla Mesopotamia in parte, che in Israele aveva trovato anche un buon terreno e con una tradizione propria, ma non, diciamo, con un dialogo così importante e stretto con la tradizione soprattutto della legge, in Ben Sirah si dirà che il vero sapiente è il giudeo, cioè quello che osserva la legge, la Torah. La vera sapienza è quella della legge. Ecco, però questo non toglie niente del dialogo che egli avrà con i testi anche sapienziali molto belli, alcuni anche li scriverà lui. Sarà suo nipote che tradurrà in greco il testo della sapienza di Ben Sirah, di suo nonno Ben Sirah. Proprio nel prologo, molto bello, ci racconterà come questi detti sono forti, le parole dei saggi sono dei pungoli, ecco, che ci stimolano sempre. Oggi vediamo un testo particolare. Il capitolo 35 che oggi ci viene proposto in lettura è un capitolo molto particolare e articolato. Ora, non è facile cogliere una divisione, diciamo così, condivisa del libro del Siracide, ma certamente in questa seconda parte, poi vedrete anche nei capitoli successivi, si occuperà anche di una novità nel mondo sapienziale, cioè della preghiera. La raccolta dei detti e delle riflessioni di Ben Sirah è particolarmente significativa. Io ne accenno alcune. Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità, sacrificio di espiazione è tenersi lontano dall'ingiustizia. Molto interessante questo legame con ciò che fai, che deve essere giusto prima di tutto, prima che santo. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. E poi aggiunge: glorifica il Signore con occhio contento, non essere avaro nelle primizie delle tue mani, e cioè dona al Signore con generosità. E poi aggiunge: non corromperlo con doni, perché non li accetterà. La tentazione è sempre quella di far qualcosa per il Signore, no? Però poi tenersi un po' la nostra vita. E non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice e per Lui, ascoltate, non c'è preferenza di persone. C'è qualcosa che è veramente tanto lontano dalla nostra esperienza di vita e che sono le simpatie e le antipatie, che il Signore non ha. Davanti a Lui non si viene giudicati per simpatia e antipatia, ma per quello che si fa e quello che si è. E poi aggiunge: chi ricambia un favore offre fior di farina, chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Notate come qui vengono messe in evidenza alcune azioni comuni, cioè chi ricambia un favore, chi pratica l'elemosina, e vengono lette in una maniera rituale o in qualche modo legate al sacrificio del Tempio, l'offerta della fior di farina e sacrifici di lode. Che cosa vuol dirci il testo di Ben Sirah? Che la vera liturgia non è soltanto quella che si fa in chiesa o nel tempio all'epoca, ma anche quella che si fa nella vita, vivendo con giustizia, ricambiando il favore, praticando l'elemosina, adempiendo anche i suoi comandamenti, ovviamente.
Come vedete, è un testo che io vi invito a leggere, anche perché è molto diretto, molto, molto facile entrare in rapporto con queste parole, ovviamente, e offrono degli spunti di riflessione non banali. Il salmo che ci ho messo davanti è il Salmo 49,50, un salmo fatto completamente di parola di Dio, dove appunto Dio convoca il suo popolo e gli rimprovera per l'infedeltà, non per i sacrifici che il popolo ha fatto, ma per il fatto che la vita non è conseguenza della fedeltà che sarebbe espressa da questi sacrifici. Tant'è vero, dice: ascolta, popolo di mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Il Vangelo che ci è proposto oggi è il testo di Marco 10, 28, 31 ed è una piccola parte della questione del giovane ricco, quello che va a chiedere a Gesù la vita eterna e poi se ne va via triste. Dopo che Gesù, insomma, ha fatto scappare, ecco, Pietro un po' si preoccupa e fa questa domanda: ma signore, ma allora noi che ti abbiamo seguito, che cosa ne avremo? Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il Vangelo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto. In case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. Il testo del Vangelo di Marco che prendiamo oggi lo prendiamo un po' alla fine di questo episodio, e cioè di questo notabile giovane che chiede al Signore sostanzialmente di aggregarsi a lui, che cosa deve fare per avere la vita eterna. Che cosa possiamo imparare da questo Signore qua? Possiamo imparare che per seguire Gesù non bisogna essere buoni, non bisogna essere ricchi, non bisogna essere chissà che cosa, ma una caratteristica è fondamentale: dobbiamo essere sinceri. Non possiamo pensare di avere dal Signore una vera risposta se non ponendoci con vera sincerità. Tra l'altro, l'apparenza esterna di tutto questo episodio sembrava andare in questa direzione: si butta ai piedi, che cosa devo fare? E tra l'altro in Marco, in 10:21, c'è questa espressione molto bella: fissatolo, dice Gesù, lo amò e gli disse: partecipa della vita con me. Questo se ne va, e aggiunge il testo greco lupe, cioè triste. Ora, qui noi oggi abbiamo che cosa? Abbiamo Pietro che fa i suoi confronti, dice: mamma mia, ma questo qui è bravo, signore, se lo tratti così, allora noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa ne avremo? E Gesù, dopo aver detto com'è difficile entrare nel regno dei cieli per chi è ricco, cioè per chi non vuole lasciare tutto, aggiunge: ecco, in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per causa mia, a causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo, 100 volte in case, fratelli e sorelle, madri, eccetera, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, gli ultimi saranno i primi. Cosa significa? Significa che saranno messi alla prova e davanti al Signore mostreranno quanto valgono veramente, non davanti agli uomini. Anzi, se cercano soltanto di crescere davanti agli uomini, saranno veramente ultimi, ultimi, ultimi. E purtroppo funziona proprio così. Quindi, quando
Quello che apparentemente tu lasci lo ritrovi centuplicato insieme a persecuzioni. Ma perché queste persecuzioni? Ma perché dobbiamo soffrire? Ma perché? Ma perché siamo semplicemente uniti al Signore. Se siamo con Lui, siamo la luce che rivela le tenebre. E le tenebre non ci stanno tanto ad essere illuminate in quanto tenebra. Ed è per questo che spesse volte creano qualche tribolo, qualche difficoltà. Non ci dobbiamo scoraggiare perché dobbiamo imparare a ricevere 100 volte tanto, ma dentro nessuna ricchezza per noi. Perché se sono le ricchezze che conducono il nostro cuore, non abbiate paura, questo Vangelo non è per voi. È sicuramente così. Dovete essere e dobbiamo essere nella condizione di lasciare anche quello dove il nostro cuore si attacca. Quello dice no, no, ma questo no, Signore. Ho capito. Ma se questo è l'atteggiamento, è un po' difficile diventare suoi discepoli. E qual è il rischio? Quello di fare come questo giovane ricco, diventare tristi. Mentre chi segue del Signore ovviamente non può essere triste, perché ha trovato la gioia della sua vita, il tesoro nascosto nel campo. Vi ringrazio dell'attenzione, abbiamo finito anche oggi e vi appuntamento a domani. Grazie.